corrente mancata per un quarto d'ora in una grande parte della città di Lecco, dalla stazione fino alla sede della provincia, sempre situata in Piazza Stazione per l'appunto, e anche per tutta via Sassi, addirittura fino a via Amendola e in a Villa Manzoni, all'interno proprio di Villa Manzoni. Vi abbiamo raccontato prima con una diretta del blackout, mostrando che i semafori erano spenti in questa zona della città di Lecco. Indagando abbiamo scoperto che la corrente è effettivamente andata via per tutti i commercianti e per tutti i luoghi della via, in una zona veramente grande della città. La corrente è mancata appunto per un quarto d'ora, è tornata regolarmente adesso senza ci risulta causare grandi disagi. Questo calo, questo blackout è accaduto dopo un problema, un gruppo elettrogeno sistemato poi velocemente da ANAS all'esterno delle meridiane, con del fumo che si era diradato vicino al centro commerciale. Sono arrivati subito sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per sistemare il tutto. Dopodiché si è appunto riscontrato questo blackout che per un quarto d'ora ha tenuto la corrente down, potremmo dire, per tutte le attività di questa grande zona di città. Corrente è tornata, come vi abbiamo detto, un quarto d'ora dopo. Di conseguenza sembra tutto a posto adesso, con la corrente che è mancata anche alla scuola elementare di Amicis, ci risulta, e a Villa Manzoni. Tra l'altro a Villa Manzoni pare che la corrente sia tornata non dopo un quarto d'ora, ma diverso tempo dopo. Sembra che tutti i problemi siano stati comunque sistemati, come potete vedere i semafori adesso sono attivi. Restano comunque da capire più nello specifico le motivazioni di questo problema, di questo intoppo che è stato sistemato poco dopo. Possiamo entrare un secondo? Sì. Buongiorno. È mancata la corrente, per quanto tempo? Possiamo chiedere? Dai 5 ai 10 minuti, non di più. Non avete riscontrato grandi problemi? Per il momento no. E adesso che insomma è tutto sistemato, ci pare che sia tornata alla normalità. Corrente che è mancata per un grande pezzo di via, anche tutti i suoi colleghi commercianti, sì. Vi siete parlati ed è rimasta giù per tutti. È rimasta via, sì, per tempo lì. Grazie mille, grazie. Abbiamo parlato con tanti commercianti della zona, ma non solo, siamo andati anche in stazione e abbiamo effettivamente riscontrato questo problema. Insomma, questa diretta per spiegare anche quelle fatte precedentemente, per mostrare il ritorno alla normalità in questa zona della città, che appunto è stata vittima di questo blackout abbastanza inusuale. Adesso sta arrivando il maltempo, con la Lombardia che è vittima anche di grandinate che potrebbero anche arrivare a coprire il cielo di Lecco nei prossimi minuti. Grazie per averci seguito, sempre in diretta su Lecco FM e anche sul sito internet leccofm.it.